parlare dei temi della giustizia sportiva. Per parlare di questi temi importanti. Esatto. Che ne sono successe negli ultimi periodi? Ma ti becco, dovete domandare a Sarri. Ferocito e può darsi l'abbia offeso. Che è un razzista. Roba di campo, no? E gli uomini come lui non possono stare nel calcio. Ma che cazzo dici? Molto offensivo. Posso aver detto qualsiasi cosa, ma omofobo mi sembra un'esagerazione. Ha usato parole razzista. Ormai siamo diventati un paese di permalosi. Io mi sono alzato solo per chiedere al quinto uomo, al quarto uomo, per ormai 5 minuti di recupero. 4 minuti di recupero, 30 secondi per la sostituzione. Lui ha iniziato a inviare contro di me, poi a un certo punto urlando, dicendo frocio, finocchio. È anche il mio modo di essere, il mio modo di fare. Io gli ho detto, ma mi stai prendendo per il culo. Offendi, si offendono tutti. Io sono orgoglioso di esserlo. Omofobo mi sembra un'esagerazione, era un insulto di rabbia. Allora, vi dico la verità, all'inizio pensavo di fare l'editoriale così. Ok, cominciamo bene. Mannaggia, chi t'ha mandato? Dimmi chi t'ha mandato, dimmi per chi vieni. La giustizia! Ma le persone come lui non possono stare nel calcio, se no non migliorerà mai. Ci devi vergognare, 60 anni. No, a parte non ce l'ho 60 anni, insomma, già mi pesano gli anni e ciò, se me la aumentano anche, diventa pesante. Il codice etico! No? Ma c'è poco da ridere invece, c'è pochissimo da ridere. Queste sono cose serie. Questa è una strozzata, dai, su. Che sono state affrontate, scusate. Siamo seri, dai, per cortesia. Ma anche solo... Ci sono telecamere ovunque. Ride di queste cose, evidentemente. Evidentemente sì. Sì, ho fatto il dito medio, ho fatto il dito medio a 8-9 tifosi. Mancanza di etica, dei valori. Il codice etico. Quindi ho fatto il dito medio mentre uscivo, perché ho preso degli insulti e quelli non potevano essere lì, perché dovevano esserci gli steward a tenerli dietro. Non aiuta. Sono cose serie. È stato fortemente maleducato, poco educativo, molto offensivo. L'ho fatto, no? Io quando faccio una cosa la dico. Contenta? Credo che abbia commesso un errore clamoroso. Quindi non deve essere lì a insultare e a dirmi tutte le parole. Quindi in un momento così l'ho fatto. Quanto pagherà? 4 mesi non può pagare. Ricordiamoci che il presidente di questa, della federazione gioco calcio. Protesi a dare una dignità anche sotto l'aspetto estetico della donna nel calcio. Di scivoloni così ne ha fatti almeno 3. È perché finora si riteneva che la donna fosse un soggetto handicappato rispetto al maschio. Invece abbiamo riscontrato che sono molto simili. Pobba, che prima mangiava le banane. Mannaggia, chi t'ha mandato? Chi t'ha mandato? È venuto qua, adesso gioca titolare della Lazio. Però non ho ucciso nessuno. Certo. Però ci sono episodi, ahimè, in Italia molto più drammatici. Le ultime due cose, ricordatevi che per noi non è una battaglia, per noi è una guerra etnica. È il segno di un malcostume. È una moda. Non ho mai detto che bisogna costringere. È il segno che un po' di omofobia. Sta merda! Non ammetto, vi dovete vergognare! Anzi, direi parecchia omofobia. Spero, ma ci credo poco, che nessuno ha il coraggio di fare coming out, perché sarebbe veramente pesantissimo e diventerebbe un gravissimo errore. Deve essere punito severamente. Mi faccio i cazzi miei, perché il problema è che qua abbiamo troppa associazione oggi in Italia. Qua si rischia... Io mi faccio i cazzi miei, però va bene così. L'importante è chiedere scusa e capire quando hai sbagliato. Però più di quello non si può fare. Non è soddisfacente, mi scusa. Questo sì,